Amen. Stasera parleremo dello straordinario Salvatore. Chi è lo straordinario Salvatore? Gesù Cristo il Signore. Amen. Colui che abbiamo adorato fino adesso, colui che abbiamo innalzato, lodato. L'unico vero Dio che è degno di nostra lode è Gesù. Amen. Non ci sono altri Dì. Non ci sono altri Dì all'infuori di Lui. Quando mettiamo altri Dì all'infuori di Lui si chiama idolatria. Amen. Quindi noi adoriamo solo Lui, Gesù Cristo il Signore, che è degno della lode. Amen. Ecco, noi abbiamo bisogno della salvezza. Abbiamo avuto bisogno della salvezza, ma continuiamo ad avere bisogno della salvezza. Amen. Perché Lui è il custode, dice la Scrittura, delle anime nostre. Il custode è colui che ci protegge e ci porta a destinazione. Lui ha fatto garante per noi. Gloria a Dio. Che noi non possiamo fare garante per nessuno. Amen. E Lui ha avuto questa grande passione, grande misericordia per ognuno di noi. Non pensiamo che siamo qui e noi possiamo meritare qualcosa da Dio. Dio è perfettamente santo, Dio è santo, 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 santo. E nessuno può avvicinarsi a Dio con proprie opere, nessuno può andare davanti al Signore e dire: ah, io ho fatto questo per te, ho compiuto questa cosa per meritare questo, perché Lui è lo straordinario Salvatore e la lode va solo a Lui. Quindi possiamo dire che Gesù è stato il nostro Salvatore e continuerà a essere il nostro Salvatore della nostra vita, perché senza di Lui noi siamo nulla, senza di Lui non possiamo avere la speranza. Noi perché crediamo nel paradiso? Noi perché crediamo che Gesù sta tornando? Perché ce l'ha scritto e viviamo di questa speranza. Amen? Amen. Non pensiamo che Gesù Cristo è soltanto per questa vita. Perché dice Paolo che saremo i più miserabili di questa terra. Perché se un uomo spera per Gesù solo per questa vita, allora è soltanto un ingannato. Ma noi stiamo credendo in Gesù Cristo per questa vita e per l'eternità, perché c'è una speranza. Il nostro corpo finirà qui sulla terra, ma la nostra anima, il nostro spirito è eterno. Amen? Ecco, Dio ci guarda, stiamo parlando appunto di questi argomenti, Dio ci guarda dallo spirito, non ci guarda dal corpo. Dio tratta con noi dallo spirito, spirito a spirito. Amen? E vorrebbe, dico vorrebbe, trattare sempre con noi dello spirito, ma purtroppo molte volte noi siamo più impegnati a quello che è il fisico, all'esigenza fisica, e siamo distratti e non percepiamo quello che Dio ci sta dicendo nello spirito. Ma la relazione inizia quando tu hai comprensione di quello che Dio sta dicendo nel tuo spirito. Quando inizia una telefonata? Scusate. Quando io rispondo e dico pronto a quella telefonata, ma io se non vado nello spirito non potrò mai dire pronto a quella telefonata, sei d'accordo con me? Eh? Potrei dire sempre pronto nel fisico, ok? Ma ho bisogno di andare nello spirito. Come posso andare nello spirito a questo punto? Uno, devo credere nel Vangelo, del Regno. Quindi noi siamo usciti da una tradizione e siamo entrati in una relazione perfetta con Dio, perché Dio ci ha cambiato uno spirito rigenerato. Questo spirito ci dà l'accesso, ognuno dica accesso, accesso di relazionarci personalmente con Dio. Era impossibile per l'uomo relazionarsi con Dio, era impossibile. Ma oggi, grazie al sacrificio di Cristo, Dio ci ha lasciato, Cristo ci ha lasciato un altro come Lui, ce ne parlerà poi ai capitoli 14, ai capitoli 15, che è lo Spirito Santo che è venuto a vivere nella nostra vita, lo Spirito Santo che ci dà la relazione, ci ha cambiato la natura e ci dà questa possibilità di relazione con Dio. Ora, il vero Vangelo è vivere una vita da riscattato. Io dico riscattato. Ora, se qualcuno mi ha comprato, io sono in debito con qualcuno che mi ha comprato. Amen. O c'è qualcuno che si è comprato da solo. Tu non sei figlio di nessuno. Okay? Gesù ha pagato un prezzo per te. Amen. Gesù ha pagato un prezzo per te. È un prezzo molto alto.
Il prezzo che Gesù ha pagato per te è molto alto. Quindi puoi dire che tu sei stato comprato, acquistato da Gesù. Tu hai soltanto accettato quel sacrificio e hai detto sì, grazie Gesù. Amen. Nessun merito, non pensiamo nemmeno minimamente di poter meritare questo sacrificio, nemmeno minimamente, ma soltanto dobbiamo dire grazie Gesù, io accetto con umiltà questo sacrificio meraviglioso. E se noi leggiamo Ebrei, la lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 1 al 4, ci parla di questa salvezza che è avvenuta in un tempo, ma continua a vivere con noi questa salvezza. Sapete che il nome Gesù cosa significa? Salvatore. Amen. Gesù è il Salvatore e lui è lo straordinario Salvatore. Amen. Leggiamolo dal capitolo 2, versetto 1. Perciò bisogna, abbiamo bisogno? Sì, bisogna. Okay. Perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. La parola è la nostra strada, la nostra mappa, ok? Senza la parola noi finiamo fuori strada. Tutti noi eravamo come delle pecore erranti, ognuno seguiva la propria via. A un certo punto il buon pastore ha detto, ok, basta che tu segui la tua via, ora seguirai la mia via. Gloria a Dio. Tu hai accettato il Signore, ma c'era nel suo progetto che tu avresti accettato il Signore, e ti ha preparato una via, un proposito, una chiamata. Ha detto, io lo formerò, lo equipaggerò, perché io vorrò usarmi di lui. A qualsiasi età. Dio si vuole usare di te a qualsiasi età, amen? Sei convinto di questo? Amen. Ah, ma Dio mi ha chiamato a 80 anni. A 80 anni Dio si userà di te. Perché se ti ha chiamato a quel punto, forse perché non l'hai ascoltato prima, va bene, ma stai ascoltando oggi, oggi è tempo della salvezza. Amen. Amen. Gloria a Dio. Verso 2. Se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita. Mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni, prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo distribuiti, ognuno dica distribuiti, secondo la sua volontà. Quindi la Chiesa è soprannaturale. Eh? Abbiamo un Dio soprannaturale e si manifesta con i doni soprannaturali attraverso la Chiesa e ha distribuito a ognuno di noi, a coloro che ha creduto, okay, dei doni. Sono dei doni carismatici, sono dei doni soprannaturali. Okay? Ognuno di noi ha questo dono. Ma il più grande miracolo qual è? Quando noi riceviamo la testimonianza del Vangelo avviene una trasformazione interiore. Perché noi ci chiamiamo cristiani, ok? Perché prima non ero cristiano, ok? Cristiano non si nasce, ma avviene una nuova nascita. Prima Cristo, dopo Cristo. Ogni persona ha un prima Cristo e un dopo Cristo. Siete d'accordo? Ora, quando tu hai questa rivelazione del prima Cristo e il dopo Cristo, hai questa testimonianza interiore e sai per certo che lo Spirito Santo è nella tua vita. Uno, va via la paura della morte, perché stasera scopriremo che quando Gesù è venuto su questa terra ci ha liberato dalla paura della morte e dal dominio del peccato. Non ci sono peccati che tu non puoi vincere. Già dal vecchio uomo tu riuscivi a vincerlo con la forza di volontà. Conoscete la forza di volontà? Quando tu ti impegni in una cosa, tu ottieni quella cosa. Quella è la forza della volontà. A maggior ragione oggi che hai la potenza di Dio. Ok, gloria a Dio. Ecco, quando arriva la testimonianza del Vangelo, una vita viene trasformata. Dall'altra parte, la vita di quella persona viene potenziata dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una persona, ma è anche la manifestazione del potere di Dio. Vi ricordate nella creazione lo Spirito Santo che aleggiava nella superficie delle acque? La terra era informe e vuota nel caos,
Dio disse luce, sia la luce, e la luce fu. Chi è che manifestò la luce? Dio disse, ma lo Spirito Santo lo manifestò la luce. Quindi è la potenza di Dio, è una persona, ma è la potenza di Dio. Immaginate che questa potenza vive nella tua vita. Cose che tu puoi fare in accordo a Dio con la potenza di Dio. E allora ci possiamo spiegare perché gli apostoli, i profeti, gli evangelisti di quel tempo e anche di questo tempo stanno compiendo miracoli. Perché non è che siamo noi i guaritori, ok? Non siamo noi i guaritori, ma è Cristo il guaritore. Eh? Noi ubbidiamo soltanto alla sua parola, che okay? Così come Dio disse, noi diciamo nel nome di Gesù. E quando noi dichiariamo qualcosa nel nome di Gesù, quello avviene, eh? Perché nel nome di Gesù c'è potenza. Oh, gloria a Dio. Ora, Dio vuole liberare il mondo. Sente questa passione per il mondo, perché il mondo sta andando nella sua direzione perché non conosce il Vangelo. Le persone non conoscono il Vangelo, ok? Conoscono Gesù storico, parlano di un Gesù religioso morto, ok? Ma noi non abbiamo un Gesù storico morto, noi abbiamo la rivelazione del Gesù risorto, che è risorto dai morti. E noi diamo importanza sia alla morte, perché ci ricorda il nostro peccato che è stato crocifisso, ma la nostra vita terrena in Cristo è nella resurrezione. Amen. Dio ci ha liberato appunto attraverso Cristo da questo dominio, da questa paura di questa morte. C'era una morte che ci terrorizzava, ok? Quanti hanno avuto paura della morte? Io l'ho avuta la paura della morte. L'ho avuto la paura della morte. Solo io ho avuto paura della morte, non credo. Ok. Prima della conversione. No, sì, prima di ricevere Cristo ho avuto la paura della morte, ok? Dove andrò? Dove finirò? Okay? Oggi possiamo dire che so dove andrò, perché so che mi aspetta, okay? Che quando i miei giorni saranno finiti qui, lunghi giorni, e mi prendo le promesse di Dio, okay? Lunghi giorni su questa terra, okay? C'è tanto lavoro da fare, allora so per certo che gli angeli verranno a prendermi, mi porteranno nel cielo, e questa è una buona notizia. Quindi non c'è più la paura della morte, ma c'è una gloriosa aspettativa, ma nello stesso tempo mi prendo le promesse di Dio perché c'ho un compito da portare avanti su questa terra, quindi affaticati per il regno di Dio. Gloria a Dio. Isaia capitolo 43 verso 11. Io sono l'Eterno. Io dica, Lui è l'Eterno. Lui è l'Eterno. Solo Lui è l'Eterno. E all'infuori di me non c'è Salvatore, non ci sono altri mediatori, non ci sono altri personaggi che possono salvare l'uomo. Ah, io prego, io mi affido, io prego a mio nonno, io prego alla Santa Rita, tutto rispetto di tutti i santi che sono esistiti, ok? Ma io sono l'Eterno e all'infuori di me non c'è. Quindi solo Lui è il nostro Salvatore. E quando tu hai questo, cioè un uomo che non era un uomo, era 100% uomo perché è venuto con il corpo, ma era Dio e ha vinto la morte, allora vi spiegate perché poi successivamente gli apostoli e i discepoli si sono fatti martirizzare. Ve lo spiegate poi perché? Ve lo spiegate perché hanno visto un uomo che per 3 anni hanno camminato insieme con lui, che compiva segni e prodigi e miracoli, che aveva già detto che per 3 anni avrebbe fatto queste cose, aveva già detto che sarebbe risorto, e i discepoli non lo credevano, cioè è impossibile che questo risorge. Non credevano in quello che diceva Gesù, ma quando l'hanno visto arrivare in quella casa, porte chiuse, lui è entrato, pace a voi, c'è stato soltanto Tommaso che ha dubitato, ma poi successivamente l'ha rincontrato al Signore, allora lì è cambiato qualcosa in loro, ha cambiato qualcosa perché erano disposti a tutto per il Signore Gesù. Questa è rivelazione. Non hai più paura della morte, perché sai a chi tu hai affidato la tua vita, a
Dio che ha vinto la morte. E l'ultimo nemico che sarà sconfitto è proprio la morte. Noi l'abbiamo sconfitta in Cristo Gesù, ma presto l'abbiamo sconfitta anche nel corpo, perché avremo corpi nuovi, incorruttibili e immortali. Ebrei capitolo 2 versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Ora, fino a quando c'è il peccato sulla terra, ci sarà la morte. È il peccato che produce la morte, ok? Togliendo il peccato l'uomo non muore più. Amen. Ora, c'è questa paura, c'è questo timore della morte, ma quando arriva Cristo, questa paura della morte va via. Quindi Gesù con il Vangelo è venuto per liberare coloro che erano schiavi di questa paura della morte, dandogli uno spirito nuovo. Quando Dio viene a soffiare nella tua vita, tu ricevi questa certezza interiore che non morirai più. Il tuo corpo può morire fisicamente, sì, ma la tua anima non morirà più. Sapete, la morte intesa biblicamente non è fine vita. L'uomo pensa che la morte è fine vita. No, no, no. La morte significa separato da Dio. Quando un'anima muore ed è senza Gesù, viene separato da Dio. Perché è morto e non ha avuto la possibilità, non ha accettato su questa terra la possibilità di unirsi a Dio. Ma? Ecco, quando un uomo vive dal suo spirito, allora ritorna a essere unito con Gesù. E come possiamo essere liberi da questa morte? Ce lo dice in Giovanni al capitolo 11, versetto 26. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. E io ti faccio questa domanda: credi tu questo? Credi tu questo? E chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno. Credi tu questo? Facciamo un applauso a Gesù. Io credo in questo. Ecco, la religione piange un Dio morto e sta lì in ginocchio a piangere questo Dio morto, ma quando c'è rivelazione esulta una persona, un Dio risorto. Noi esultiamo, cantiamo, lodiamo un Dio risorto, non un qualcuno morto. Gesù non è morto, noi non lo piangiamo. Qualcuno, il mondo dice il povero Cristo, no, 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 è il grande Signore il Cristo, è il Re del Re. Non è il povero Cristo, è il Signore dei Signori, colui che dà la vita e colui che toglie la vita. Perché lui i nostri giorni li conosce tutti. I nostri giorni sono stabiliti, amen? Ecco, siamo stati salvati e liberati dalla paura di questa morte. L'ultimo nemico sarà sconfitto in Apocalisse, la morte, perché avremo dei corpi incorruttibili e eterni. Immaginate, non ci sarà più la malattia, non ci sarà più la tristezza, non ci sarà più l'amarezza, non ci sarà più il dolore. Niente più questo, solo giustizia, pace e gioia, solo questi sentimenti, che meraviglia. Non ci siamo forse più abituati, perché siamo forse più abituati alle cattive notizie che alle buone notizie. Quasi che mi manca la gioia, ok? Ma lì sarà un campo nuovo, sarà un nuovo regno dove ci sarà solo la gioia, solo la pace, e le cose di prima non ce le ricorderemo più. Amen. Un altro, saremo liberati appunto dal dominio del peccato. Quindi questa salvezza è avvenuta ma continua a venire. Siamo liberati dal dominio del peccato. Prima il peccato dominava noi, ok? Prima non te ne potevi uscire, ok? Io avevo quest'anima corrotta, avevo questo spirito morto che produceva peccati, ok? Oggi che tu hai la vita, hai ricevuto Cristo la vita, puoi scegliere di peccare. Amen? Puoi scegliere di peccare. E puoi decidere di non peccare. Amen? Luca 2, verso 11. Perché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. È salvatore della nostra anima? Sì.
e continua a essere il salvatore della nostra anima. Non si è fermato 2000 anni fa, ci ha salvato lì e basta. Noi continua a vivere la salvezza. Ci sono aree della nostra vita che ancora lui non è il salvatore. Sì, ci sono aree della nostra vita dove lui ancora non è il salvatore, e quindi sarà il salvatore di ogni nostra area. Amen. Prima Timoteo capitolo 1 versetto 7. Prima Timoteo capitolo 1 versetto 7. Ok, volendo essere dottore della legge, lo leggo io da qua, scusate, perché era secondo Timoteo, poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Quindi Dio ci ha dato uno spirito nuovo, questo spirito che ha forza, questo spirito che riesce a dire di no. Amen. Il mondo ci dice a noi, volere è potere, vero? È vero? Il mondo ci dice volere è potere. Dio ti dice potere è volere. Se hai il potere di Dio in te, tu puoi ogni cosa. Paolo dice in una lettera: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quindi il mondo ci dice volere è potere. Dio ti dice: perché tu hai il potere, puoi ogni cosa. È il potere di Dio. Quindi tu puoi dire no nelle circostanze, puoi dire no al peccato, puoi vincere ogni area della tua vita, perché hai il potere di Dio. Amen. Ecco, quindi lui ci ha liberato chiaramente e biblicamente, ci ha liberato dalla paura della morte, perché il nostro spirito è nato di nuovo, e poi ci ha liberato dal dominio del peccato. Ah, non me ne posso uscire. No, se hai lo spirito di Dio tu puoi uscire. Se hai lo spirito di Dio, se non hai lo spirito di Dio, ti do ragione. Quindi ricevi Cristo e ricevi lo spirito di Dio, allora tu puoi ogni cosa. Amen. Perché lui ci ha dato uno spirito di forza e non di timidezza, e di autocontrollo. Autocontrollo è autocontrollarsi. Io posso controllare la mia vita perché il mio spirito sta guidando la mia vita. È Dio che sta guidando. È Lui che ci ha salvato. Noi siamo Suoi. Non pensiamo che noi siamo nostri. Siamo Suoi. E Lui è il garante delle nostre anime. Amen. Gloria a Dio. Ora, sapete che significa il nome Gesù? Già ve l'ho detto. Che significa? Salvatore. Sapete che significa il nome Giosuè? O Yeshua? Salvatore. È lo stesso nome, ok? Viene tradotto in una maniera diversa, come Giosuè e Gesù. Ma è lo stesso nome, a radice dell'unico vero nome che è Gesù, che significa appunto Salvatore. Sapete che Giosuè, se conoscete la storia di Giosuè, Giosuè è stato un grande guerriero per Israele, è stato il successore di Mosè. Mosè è colui che ha portato, che ha liberato il popolo di Israele dall'Egitto e lo doveva portare alla terra promessa. Non è riuscito a portarlo nella terra promessa, perché lui è stato un esecutore di questa legge, e a motivo della sua disubbidienza, a motivo appunto della sua disubbidienza, non è... Dio gli ha impedito di entrare nella terra promessa, al che Dio chiama un suo successore. Il suo successore è Giosuè. Ora, sapete che questo nome è meraviglioso, perché Giosuè significa appunto Salvatore. Ok, aiutatemi. Ok, quindi Giosuè è il Salvatore. Giosuè in questo caso è stato il salvatore, perché ha portato questo popolo che era nel deserto, che vagava per 40 anni nel deserto, e non per colpa di Dio, ma per colpa loro, perché non ubbidivano, ok? E quindi ritardavano sempre di più l'entrata nella terra promessa. Ora, quando un popolo entra nella terra promessa, sapete che scorre latte e miele nella terra promessa. E quest'anno molte persone entreranno nella terra promessa, dove scorre latte e miele nel nome di Gesù. Alleluia. Ecco, Giosuè portò questo popolo in questa terra meravigliosa, la terra promessa. Sapete che dovevano vincere una fortezza, perché trovandosi
alla fine del deserto, si trovò una città. Questa città era Gerico. Gerico era una grande città costruita su delle mura, una fortezza, una grande fortezza. Questa fortezza poteva essere vinta in una maniera soprannaturale, perché era inespugnabile Gerico. Solo Dio poteva abbattere le mura di Gerico, ok? E molte volte si va nel passo successivo, cioè che gli israeliti hanno fatto 7 volte il giro delle mura di Gerico, poi hanno gridato e hanno fatto crollare queste mura. Quindi si dà importanza alla preghiera per distruggere la fortezza, ok? Sapete, innanzitutto la fortezza è mentale, non sono cose, ok? L'unica fortezza che noi possiamo distruggere è quella della mente. E la fortezza che è nella mente la puoi distruggere soltanto grazie alla parola di Dio. Gesù è la via, la verità e la vita. Quindi la parola di Dio è colui che ti porta nella via, ti dà la verità e ti dà la vita. Distrugge la fortezza che sono nella nostra mente, ok? Quindi cosa fa la fortezza? La fortezza è un'opposizione. Gli israeliti non potevano entrare in questo luogo dove scorreva latte e miele e c'era questa grande fortezza. Come potevano vincerla? Avevano bisogno della parola di Dio. Perché molti danno importanza alla preghiera. La preghiera è importantissima, ma la fortezza la distruggi attraverso la conoscenza. Per questo poi dice in Amos, il mio popolo perisce, in Osea, scusate, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Che quando arriva la conoscenza di Dio, tu distruggi la fortezza. Crolla la fortezza che è nella tua mente ed entri nella terra promessa. Così Giosuè si trova in questo dramma. Immaginate questo dramma, doveva portare più di 600.000 persone, anzi 700.000 persone, in questa terra promessa. Che grande responsabilità questo leader. Sente la sua incapacità, anche se era un unto di Dio. Al che comincia a pregare al Dio. Dio, Signore, ho bisogno di te. E questa è umiltà. Cercare il Signore nei momenti difficili. E si presenta direttamente il capo dell'esercito, che è la prefigura di Cristo, era Cristo. Leggiamolo in Giosuè capitolo 5 versetto 13. Andiamo avanti. Giosuè capitolo 5 13. Ora avvenne che mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò, ed ecco un uomo. Io dico un uomo. Quell'uomo era Gesù. Gli stava davanti con in mano la sua spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli disse: sei tu per noi o per i nostri nemici? In altre parole, sei tu con noi o sei con i nostri nemici? Vediamo cosa gli risponde al verso 14. E gli rispose: no, non sono di voi, okay? Io sono venuto per voi, ma non sono di voi, okay? Io sono l'esercito celeste, l'esercito terrestre, ok? Io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo in questo momento. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Hai bisogno della parola per distruggere la fortezza. Molti fanno enfasi alla preghiera, ai 7 giri, ok? Quindi alla preghiera, ma poco stanno prestando attenzione alla parola rivelata. Giosuè ha cercato la parola di Dio per distruggere la fortezza. E ci sono opposizioni nella tua vita. Verranno le opposizioni nella tua vita. Non le puoi vincere solo con la preghiera, le puoi vincere soltanto con l'ubbidienza alla verità. Verso 15. Il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè: togliti i sandali dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così, ubbidienza. Quel luogo diventò santo perché c'era Gesù. Non era un luogo specifico santo, ma perché c'era Gesù è diventato santo. Questo luogo è santo perché c'è Gesù. Alleluia, alleluia. Ecco, solo la fortezza la possiamo distruggere grazie alla conoscenza. Più conoscenza arriva rivelata nella tua vita, più distruggi le fortezze. È una conseguenza. Meno ascolti la parola di Dio,
più ti terrai queste fortezze e vede solo incapacità le fortezze. Entri in frustrazione perché Giosuè si è trovato con questa Gerico che non riusciva a superare e rimaneva lì imprigionato nella sua condizione. E ora vi comprendete con me perché molte situazioni non cambiano, perché non abbiamo forse il coraggio di dire e affrontare quella fortezza con la parola di Dio. Vedete cosa gli ha detto il capo dell'esercito a Giosuè? Togliti quei sandali, perché quel luogo è un luogo santo. È un luogo santo. Togliti. Togliti quelle cose. Cosa ha fatto Giosuè? Ha obbedito. Quando Dio dice togli, togli. Perché quel luogo che tu hai dentro di te è un luogo santo. Quello spirito che è nella tua vita è un luogo santo. E Dio ti dice togli, togli quei calzari. Perché quel luogo che tu stai calpestando è un luogo santo. Tu sei il tempio di Dio. Alleluia. Ecco, c'è stato questo Giosuè che ha fatto entrare il popolo in questa terra promessa. E quindi tu troverai nella tua vita questo Dio che è Gesù, che ti conduce alla salvezza. Ma poi avrai bisogno di un altro Gesù, il Gesù che ti conduce nella terra promessa. Quindi abbiamo visto un primo Giosuè che ha condotto il popolo di Israele nella terra promessa, la salvezza, e vedremo adesso un secondo Giosuè che porterà questo popolo nella terra promessa. Quanti vogliono entrare nella terra promessa? Sai che c'è una terra promessa nella tua vita? Lo sai questo? Se non lo sai, stasera lo sai. C'è una terra promessa che tu dovrai andare a raggiungere. Ci saranno nemici che non vorranno che tu entri in questa terra promessa. Ora, se tu ricevi questa rivelazione, tu entri in questa terra promessa. In quella terra promessa scorre latte e miele per la tua vita. Amen? Vediamo questo secondo Giosuè, che era un sommo sacerdote ai tempi dei re di Israele. Zaccaria, capitolo 3, versetto 1. Dice, poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè. Che significa il nome Giosuè? Salvatore. Amen. Amen. Che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno. Chi era l'angelo dell'Eterno? Era Gesù. Amen. Satana che stava alla destra per accusarlo. Oggi dove ti accusa Satana? Nella mente. Quando sei sbagliato, non sei buono a niente, cadi sempre negli stessi errori, sensi di colpa, giudizio, ti senti giudicato, è tutto via, tutto questo, vero? Ok? Non è mai cambiato. Fa sempre le stesse cose. Ma guardate cosa dice al verso 2. L'Eterno disse a Satana, ti sgridi l'Eterno, o Satana, sì, l'Eterno che ha scelto Gerusalemme, ti sgridi. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Non puoi dire insieme a me, io sono un tizzone strappato dal fuoco? Non è che io sono salvato perché è stato un merito mio, è Gesù che mi ha salvato. E quindi in quel momento Dio è nella tua vita e ti sta proteggendo. Tu sei un tizzone scappato dal fuoco, sei salvato, sono io a proteggere te e la tua vita. Verso 3. Or Giosuè era vestito di vesti sudice o sporche e stava ritto davanti all'angelo, il quale prese a dire a quelli che gli stavano davanti, toglietevi di dosso quelle vesti sudice. Poi disse a lui, guarda, ho fatto scomparire da te la tua iniquità e ti farò indossare abiti magnifici. Dio ci ha cambiato delle vesti. Amen. Lo straordinario Salvatore ci ha tolto quelle vesti sudice, sporche di questo mondo, e ci ha rivestito delle nuove vesti candide e vestiti magnifici. Amen? Vestiti bianchi come la neve. E il nemico verrà sempre lì ad accusarti, verrà sempre lì, ma l'angelo dell'Eterno sta qui nella tua vita, lo Spirito Santo è nella tua vita, e potrai dire, io rivesto la giustizia di Dio, io rivesto la vita di Dio. Sto crescendo in questo.
perché il Signore mi ha strappato, sono un salvato, non sono più io, è Lui che ha comprato me, non sono io, non sto portando la mia salvezza, ok? Noi non stiamo portando la nostra salvezza, è Lui che sta conducendo la nostra vita, è Lui che ci ha strappato dal fuoco, ci sta conducendo in questa salvezza, ed è lo straordinario salvatore di ogni giorno per noi, amen? Ci ha liberato da questa accusa, ci ha liberato dal paura della morte, ci ha liberato dal dominio del peccato, oggi tu puoi vincere il peccato attraverso lo Spirito Santo, e ti ha liberato dall'accusa e dal giudizio, amen? Se ti sei sentito giudicato, fai questa preghiera: Signore, io rifiuto ogni giudizio e ogni critica da parte di nessuno, perché io so che sono la tua giustizia e io vivo di questa giustizia eterna, perché so che Cristo ha purificato le mie vesti e ha dato un vestito nuovo alla mia vita. Lo ricevo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ora, sapete che lo straordinario Salvatore, che è Signore sempre, in ogni situazione è il tuo salvatore, in ogni situazione. Ebenezer, sapete che significa la parola Ebenezer? Significa l'Eterno che mi soccorre. Lui è colui che ti soccorre in ogni situazione. E ci sono situazioni dove ti ha soccorso? Sì, io posso dire sì, chiaramente. Dio mi ha salvato la vita per ben 3 volte. Una volta sono rimasto chiuso in un bagagliaio della macchina, non vi dico poi perché è troppo lunga la storia. Una volta ho avuto un incidente frontale con un'auto, un'altra volta ho avuto un incidente con la macchina frontale con un muro. Dio mi ha salvato 3 volte, è quello che so, e poi le altre volte quelle che non so. E qua qualcuno può dire anche personalmente che Gesù ha salvato la sua vita. Lui è lo straordinario salvatore per tutti e continuerà a esserlo. Lui non ci lascia e non ci abbandona mai. Ora, i discepoli avevano paura di perdere la loro vita, sapendo che il Salvatore era con loro. Cioè, Gesù era con loro. Vivevano con un uomo che era Dio, che faceva segni, prodigi e miracoli, riusciva a cambiare anche l'atmosfera delle cose. Loro avevano paura di morire, immaginate questa storia. Eppure può sembrare follia, eppure può sembrare pazzia tutto questo, ma è quello che è successo. Una tempesta ha provato la loro fede. Ora, quando noi viviamo le cose nel bene, una vita regolare, diciamo con la nostra bocca: sì, noi abbiamo fede, io ho fede in Gesù. Ah sì, io ho fede in Gesù, sì, ho fede in Gesù. Ma quando ci troviamo nella tempesta ci rendiamo conto se abbiamo veramente fede in Gesù. Amen. Siete d'accordo con questo? Perché nei momenti buoni siamo tutti forti, ma nei momenti tristi molte volte hai bisogno di colui che ti porta su. Amen. E colui che ti porta su è solo il Signore. Amen. Marco capitolo 4 versetto 35 dice: ora in questo giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. Fate enfasi a questa parola, molto importante. Gesù disse una parola, ok? Per abbattere le fortezze, che hai bisogno tu? Della parola, ok? Quindi per passare all'altra riva hai bisogno della parola di Dio. Se vuoi vincere aree della tua vita hai bisogno della parola di Dio, altrimenti le tempeste arrivano sempre. Mi stai seguendo? Più la parola di Dio è rivelata nella tua vita, più tu resisti alle tempeste. Meno parola rivelata e metti in pratica nella tua vita, più le tempeste ti vinceranno. E tu ritornerai sempre indietro. Amen? È successo anche ai discepoli, quindi incoraggiamoci su questo. Okay. Verso 36. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era nella barca. L'hanno preso e l'hanno portato in questa barca. Colui che c'erano altre barchette, con lui c'erano altre barchette. Si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Immaginate, e calcolate che questi erano pescatori abili, in tempi veramente dove non c'erano poche risorse per pescare, questi erano pescatori di grande spessore. Verso 38. Egli intanto stava dormendo a poppa.
Gesù riposava durante una tempesta perché lui è fiducioso della sua parola. Amen. Amen. Alleluia. Su un guanciale, essi lo destarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi periamo? Egoismo umano. Noi periamo, tu muori. Noi periamo, ok? Vediamo l'egoismo umano, ma Gesù aveva detto una parola: passiamo all'altra riva. Lui dormiva chiaramente, sereno di quello che lui aveva detto, si aspettava che i discepoli rimanevano fedeli a quella parola che Gesù aveva detto, sereni, con la pace nel cuore. Se io ti ho detto vai lì, non ti preoccupare com'è la strada, tu ci arrivi lì, perché l'ho detto io sono il Signore, io sono l'Eterno, io sono il tuo Salvatore. Amen? Alleluia. Ecco cosa è successo poi alla fine, che egli destatosi sgridò il vento e disse al mare: taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Dio ci dà una parola, Dio ci dà una certezza, passa all'altra riva e noi cosa facciamo? Ok? Dio ci dice una parola e noi continuiamo a disturbare il maestro. Ora il maestro ci risponde: ma perché non ascoltiamo la prima parola? Dio ci ha detto passa all'altra riva. Io ti ho detto vai. Se ti ho detto vai, tu vai, non ti preoccupare. La strada ho tutto io sotto controllo, perché io ti ho scelto, io ti ho chiamato, io sono il tuo Salvatore e sarò sempre il tuo Salvatore. Anche nella tempesta sarò sempre il tuo Salvatore. Io ti ho detto vai, non dubitare. Ma loro nel dubbio hanno continuato: Signore, ma io ti ho detto vai. Ma il Signore nella sua misericordia, io dico misericordia del Signore, il Signore nella sua misericordia ha detto vabbè, ok, mi alzo, e ha sgridato il vento. Ma potevano farlo loro, perché Dio ha dato autorità a ognuno di noi per sgridare e prendere autorità a quella tempesta e dire taci, calmati, perché tu mi hai dato la parola, io rimango fermo a quella parola. Ora fratelli, abbiamo bisogno di capire questo messaggio molto importante, perché molte volte Dio ci dà una parola ma noi dividiamo nella strada. Quindi lui è il nostro Signore e Salvatore perché ci ha salvato, ma poi facciamo difficoltà di vivere questo Salvatore ogni giorno nella nostra vita, ok? Ma perché facciamo difficoltà? Perché quando è tutto ok, la fede ce l'abbiamo tutti. Ma quando arriva la tempesta, la fede viene meno. E non possiamo dire a Signore Gesù, accrescici la fede. Perché la fede va costruita. Basta credere alla sola parola. Passa all'altra riva. Se io ti ho detto passa all'altra riva, ricevi quella parola e vai avanti. Non mollare. Non mollare, perché io sono con te. Non mollare. Perché ti sto portando a destinazione. Alleluia. Prima Pietro capitolo 5 versetto 6. Stiamo per concludere. Andiamo avanti, ok. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al tempo. Se tu ti umili, quando Dio ti dice vai all'altra riva, tu ti fidi di lui, lui ti tirerà fuori, ti innalza, ti tira fuori da quella situazione. Non ci sono situazioni che tu non puoi vincere con Gesù. Lui è lo straordinario Salvatore. Come lo fa lui? Non lo fa nessuno. Noi soltanto crediamo a quello che Dio dice. Crediamo che lui l'ha detto e quello che lui dice è la verità. Amen. Lui è straordinario Salvatore per questo, perché quando lui ci dice passa all'altra riva, io mi sottometto, mi umilio e voglio umiliarmi sempre di più, sapete? Io desidero umiliarmi sempre di più e tu insieme a me ci umiliamo sempre di più nella parola di Dio, perché quando noi ci umiliamo sotto la sua potente mano, lui ci innalza. Sapete, le circostanze possono essere terribili, a volte terrificanti, ok? Ma quando noi sappiamo umiliarci sotto la sua potente mano, lui ci innalza. Ecco, allora tu farai esperienza di fede. Quando tu farai esperienza di fede, non solo avrai il Salvatore per te perché lui ti ha salvato, tu cominci a essere una speranza e un'ancora di salvezza anche per gli altri, perché porterai il lieto messaggio anche agli altri. Amen. Gesù ha il peso per le anime,
Gesù ha il peso per i perduti. Poniti, te lo dico con tutto il cuore, poniti delle mete. Desidero portare due persone, una persona alla salvezza in quest'anno, perché se il Signore ha salvato me, mi ha tirato fuori e continua a tirarmi fuori, io voglio umiliarmi per fare la sua volontà, e il suo desiderio è salvare l'umanità. Amen. Amen. Facciamo cordoglio per gli altri, facciamo veramente cordoglio per gli altri, sentiamo il peso per gli altri. Sapete, quando noi sentiamo il peso, l'amore di Dio, il peso per gli altri che non conoscono Gesù, e molte volte noi, per questo devo dirlo anche io, facciamo, è più facile dire la critica, ma poche volte noi facciamo veramente cordoglio e diciamo: Signore, ma veramente forse tu vuoi salvare quella persona? Perché il Signore vuole veramente salvare quella persona. E noi poniamo limiti a Gesù e diciamo: Signore, ma come si convertirà mai quella persona? E quindi entriamo nella fase di critica, di giudizio, voltiamo le spalle e andiamo via. Ma il Signore ci chiama a una sensibilità, a avere cordoglio. Stai pregando per quella persona, stiamo pregando per quelle persone che non conoscono Gesù, facciamo cordoglio. Dire: Signore, voglio pregare per questa persona. Se finisce questo tempo, abbiamo avuto questa mancanza di Sandra. Lei, grazie a Dio, aveva il Signore, ha ricevuto Gesù nella sua vita, adesso è nella gloria di Dio. Ma ci sono persone che non conoscono questo messaggio, non conoscono il Vangelo. Pensano e credono che possono essere salvati in base alle loro opere. Pensano e credono che possono salvarsi per quello che stanno facendo. Ecco, noi possiamo avere questa speranza. Possiamo pregare e dire: Signore, io voglio prendere un impegno quest'anno, voglio pregare per questa persona entro l'anno che possa ricevere il seme della parola, che quando io lo predicherò quel seme possa portare frutto. Questa è stata una preghiera di Paolo che ha toccato veramente la mia vita, perché a volte è più facile per noi criticare, giudicare e dire: quella persona è sbagliata, ha sbagliato, un peccatore, non va guardato. Anche se si definiva fratello, tendiamo sempre a giudicare, a dire: è sbagliato, è un peccatore, e lo lasciamo perdere. Ma quante volte noi stiamo ricercando quella persona che magari, sì, è vero che ha sbagliato. Ecco, fare cordoglio e avere sempre misericordia, un cuore misericordioso anche con chi ha sbagliato e chi sbaglia molte volte. Noi non siamo qui giudici di nessuno, noi siamo qui a portare speranza, gloria del Signore agli altri, luce e benedizione e compassione verso tutti. Concludiamo con 2 Corinzi, capitolo 2, verso 4. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. E se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare voi tutti. Basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza, era stato allontanato per il suo peccato. Ma ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso da troppa tristezza. Verso 8. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore. Alziamoci, cari. Possiamo